State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Il prossimo aprile arriverà Down Under, uno degli artisti italiani più amati, oltre 14 milioni di dischi venduti, una stima che farebbe già felice chiunque, se non fosse che nella sua vita non ha fatto solo musica, ma moltissimo teatro, cinema e televisione. Non riusciremo a raccontare tutto e neanche ci proveremo, ma mi fa molto piacere dare il benvenuto in Australia e su SBS, per il momento solo a distanza, a Massimo Ranieri. Ciao Massimo e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, no, grazie a voi. Affettuoso a tutti coloro che ci stanno ascoltando, anche perché sono 26-27 anni, credo, che non vengo lì a Sydney. Guarda, proprio di questo volevo parlare con te. Quando è stata la tua ultima volta qui in Australia? Guarda, l'ultima volta è stata, credo, nel 97-98, una roba del genere. Poi prima c'ero stato 15 anni prima, e poi la prima volta è stata nel 74, per cui parliamo di 50 anni fa, lasciamo stare, non parliamo. Insomma, ti prendi qualche pausa tra un viaggio australiano e l'altro, giustamente, visto che siamo un po' lontani, e in questa carriera molto lunga a cui hai fatto riferimento ti sarai tolto ogni soddisfazione, ma ti emoziona ancora, senza nulla da togliere a Melbourne, all'altra tappa del tuo tour, l'idea di cantare alla Sydney Opera House? Beh, quello è un sogno, come dice il mio spettacolo, Tutti i sogni ancora in volo, che porterò lì ovviamente, e è un sogno che si è avverato e che mi portavo appresso dalle prime volte, da quel dì che venne lì a Sydney, vidi questa roba incredibile, dico, beh, io un giorno vorrei cantare qua. Eccolo là, si è avverato il sogno. Deve essere un'emozione pazzesca. A Melbourne già sono stato, tutte le volte che sono stato lì in Australia, sono stato anche a Perth, a Adelaide, a Brisbane. Per cui Melbourne, diciamo, tra virgolette, sono di casa, tra virgolette. Sydney un po' meno, perché a Sydney solo due volte sono stato. Questa volta è la volta scorsa, nel 98, 90, sì. Giù di lì. Sintetizzare il tuo lavoro, tra l'altro, in pochi minuti è davvero impossibile. Io ci ho provato, ma tu a chi ti chiede che lavoro fai? Non ci provare. Tu a chi ti chiede che lavoro fai? Cosa rispondi? Chi è Massimo Ranieri? Massimo Ranieri è Giovanni Calone, innanzitutto, cioè che sono sempre io, ovviamente. E grazie a Giovanni Calone che faccio questo mestiere, è lui che mi sprona a farlo. Massimo Ranieri, credo se sarebbe volentieri a casa, ma Giovanni Calone è un ragazzino che sta ancora lì, che scalpita e che canta da 60 anni, dall'età di 13 anni, insomma, dalle prime feste di piazza, matrimoni, battesime e cresime che io facevo quando ero ragazzino. Per cui chiedilo a lui, non chiederlo a me. Va bene. La prossima volta che abbiamo l'occasione glielo chiederò. A Sydney me lo chiederai. L'hai citata tu, insomma, dicevi di non voler parlare, ma dobbiamo parlare di questa davvero lunghissima carriera, anche perché quest'anno, se non sbaglio, c'è un anniversario importante. Lo vuoi dire tu? Beh, quest'anno fanno 60 anni che io canto, che ho messo piede su un palcoscenico. Non diciamo l'età, ma davvero hai iniziato proprio da bambino. Ci vuoi raccontare di quegli inizi? È 13 anni, te l'ho detto, fanno 60 anni, mi hai ricordato una cosa, un anniversario che non volevo ricordare. Comunque a febbraio fanno 60 anni praticamente. Beh, sai, è un viaggio lunghissimo, come da qui a Sydney, è proprio il caso di dire da qui a Sydney, solo che il primo viaggio che ho fatto è stato New York, Napoli-New York, andare a cantare per i miei connazionali in America. Per cui è un viaggio molto lungo. Io mi ricordo che ero a Melbourne, chiamavo a mezzanotte e sapevo che qui in Italia era mezzogiorno e potevo chiamare i miei genitori. Poi cambia però anche col fuso orario, quindi è un po' complicato in realtà. Sì, un cincinino complicato. Io ero convinto fossero le 8:30, invece sono le 6:30 adesso lì. In questo momento sì. Ti faccio lavorare. Mi fai lavorare, ma mi fa più molto piacere, anche perché anche tu stai lavorando in realtà. Sì, io sono in teatro, sono qui a Roma in teatro ancora per 4 giorni e poi incomincia come una trottola a rigirare l'Italia, come faccio da tanti anni. Lo spettacolo, l'hai detto tu, si chiama Tutti i sogni ancora in volo. Ti va di raccontare come sta andando e anche un po' quel che succede sul palco? Sì, è nato un anno e mezzo fa quasi, con teatri, grazie a Dio, strapieni, stracolmi. Al pubblico piace molto. Perché? Perché si parla di sogni e sai, ognuno ha sempre un sogno nel cassetto, come si dice, no? E grazie a Dio mi sentono parlare di sogni e lo sono felice, perché vedono che poi i sogni, bene o male, volente o nolente, si realizzano.
no, non subito, magari dopo anni. Non a caso ti dicevo, è stato un sogno venire lì all'Opera House e l'ho materializzato, grazie a Dio. In aprile sono lì, non vedo l'ora di arrivarci perché mi batte il cuore, sinceramente, anche a 73 anni oramai, mi batte il cuore al pensiero di mettere piede in questa meraviglia di teatro. Tutti i sogni ancora in volo, anche il titolo del tuo ultimo album di inediti era il 2022. Per quello precedente dobbiamo risalire a Ranieri nel 1995. Sentivo il bisogno di cantare canzoni inedite scritte da grandi autori come Ivano Fossati, come Pino Donaggio, come Giuliano Sangiorgi, Bruno Lauzi. Insomma, è stato proprio una gioia chiamarli e che abbiano scritto per me, appositamente per me, queste canzoni, che sono tra le altre cose molto molto belle. Il pubblico avrà modo di apprezzarle e ascoltarle quando arriverò lì. È stato bellissimo, è stata una cavalcata meravigliosa. Ho aspettato 25 anni, ma come vedi si è realizzato un altro sogno. Ne valeva la pena anche su questo. Assolutamente, assolutamente. E non solo, tra l'altro anche questo titolo, Tutti i sogni ancora in volo, è stato anche il nome di uno spettacolo televisivo in due puntate, trasmesso da Rai 1 come omaggio al grande varietà, con tante tue canzoni, un successo talmente grande che, se non sbaglio, poi tornerà in autunno in Italia. Sì, assolutamente. Ti volevo intanto chiedere se ti ha sorpreso l'affetto che ancora gli italiani, dopo così tanti anni, esprimono verso di te, anche con questi numeri davvero impressionanti. Sai, dopo una lunga carriera come la mia, c'è una sintonia di affetto, di fiducia, di fratellanza, direi. Cioè, il pubblico, ormai io per il pubblico sono un figlio, un nipote, il vicino di casa. Perché? Perché mi vedono da tanti anni, mi ascoltano, mi seguono da tanti anni, per cui sono uno di famiglia, ecco, diciamo così. E questa è la cosa che mi riempie di gioia, che mi vedano come uno di famiglia. Qui su SBS siamo molto felici di ospitare Massimo Ranieri. Se ti va ora, Massimo, evochiamo 5 canzoni tra le tue più amate, che saranno probabilmente in molti ad attendere qui anche a Sydney e a Melbourne, quelle proprio che si aspettano, che non so se si amano o si odiano, perché è patrimonio un po' di tutti. Sì. Mi dirai, le evochiamo e tu mi dici in 30 secondi, un minuto, cosa ne pensi, le tue emozioni, la prima cosa che ti viene in mente, quello che vuoi. Sì, io ti dico per esempio Rose Rosse. Beh, Rose Rosse è stato il mio primo grande successo, nasce tutto da lì, nasce dalla mia vittoria al Cantagiro, che non si fa più da tanti anni, nasce la mia carriera di attore, perché grazie a questa canzone, che quella sera andava in televisione, un grandissimo regista italiano mi vide, mi fece fare un film molto bello, per cui sono particolarmente legato a Rose Rosse. È stato il più grande successo di tutta la mia carriera, sicuramente. 20 anni? 20 anni sono legato particolar modo, perché io nella canzonissima, dove è nata questa canzone, poi del resto, la canzonissima, tu non lo, forse non lo sai, non ti ricordi o non eri nato, ma si svolgeva, iniziava l'anno prima e finiva l'anno dopo, no? Iniziava a ottobre e finiva a gennaio. Ecco, io quel gennaio del 71 compivo 20 anni, per cui sono particolarmente legato. Erba di casa mia. Erba di casa mia è stata una canzone molto faticata, come dire, è stato un parto un po' difficile, perché non riuscivamo, gli autori, i miei ex autori, non riuscivano a trovare la strada giusta, non sapevano chi fossi, se era già ancora un ragazzino oppure già un ometto, diciamo così. Perché su questa erba finirà la tua verginità, poi alla fine dice, no? Per cui eravamo un po' così, cioè, vabbè, ma a 23 anni uno può anche stare con la propria ragazzina e nascere il primo amore. Ecco, questo erano un po'. Non ci credevano molto in questa canzone, devo dire, invece ci credevo molto, che era bella. Erba di casa mia, mangiavo in fretta e poi correvo via. È bellissima. Come si fa a quell'età lì? Mordi e fuggi, no? Mordi e fuggi. Ho surdato innamorato, scusa la pronuncia. No, ma quella non è una canzone mia, è una canzone di tutti quanti, di tutti noi da 100 anni, da quando è nata. Per cui è patrimonio nazionale, è patrimonio mondiale, direi. Però è anche un po' tua. Beh, sì, c'è, assolutamente, assolutamente. Poi ho avuto la fortuna di cantarla in questo film con Anna Magnani, ed è diventata un po' la mia canzone, sicuramente è diventata un po' mia, però non me ne ha proprio la paternità, diciamo così. È una canzone cantata da tutti i grandi della canzone napoletana e non. Però in questo caso dico sì, un pochino, forse un pochino è diventata mia, ecco, azzardo questa cosa. Perdere l'amore.
Perdere l'amore è nato tutto per caso, perché io avevo lasciato la canzone, non cantavo più da 16 anni. Mi è arrivata questa canzone di questo ragazzo, meraviglioso autore, che non c'è più, poverino, pace all'anima sua, e mi fece ascoltare questa canzone e io dissi la canto e torno anche a Sanremo dopo 20 anni che non ci tornavo. È nato tutto per caso, neanche io ci credevo, non l'ho cantata, ho detto beh, tanto sarà una serata come un'altra, arriverò quarto, quinto, sesto, non mi interessa, ma voglio fare ascoltare questa meravigliosa canzone al pubblico italiano. Tutto qua, ma è nato tutto per caso, veramente. E c'è una canzone invece che un po' ti dispiace non sia in questa brevissima lista, ovvero un pezzo che non ha avuto il successo che tu pensi meritasse, o che magari sei particolarmente legato per qualche altro motivo? No, c'è un'altra che a me piace molto ed è anche molto conosciuta, che è Se bruciasse la città. Se bruciasse la città è stato il mio primo piazzamento a Canzonissima, perché arrivai terzo dietro a Mimmo Modugni e a Claudio Villa. Insomma, fu un successo enorme, una soddisfazione enorme, perché nessuno sperava e pensava che io potessi arrivare terzo, essendo ancora un ragazzino, avevo 18 anni quando l'ho fatta. Ero ancora un ragazzino, per cui è viva, è andata molto molto bene, è andata oltre le aspettative. Appuntamento quindi al Palais Theatre di Melbourne il 19 aprile e alla Sydney Opera House il 21 aprile prossimi, dove sul palco troverete Massimo Ranieri. Grazie Massimo per la visita virtuale. Grazie a voi, grazie a te, e un abbraccione forte e sincero con tutto il mio affetto che mi lega a voi da tanti, tanti e tanti 50 anni. Noi speriamo di poterti accogliere anche negli studi qui di SBS, se lo vorrai. Con grande piacere. Auguri, 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 auguri. Lunga vita. Ci vediamo tra un po'. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.